Corona c'è Woodstock. Se vuoi regalarti della buona musica o se il regalo vuoi farlo ad un amico, corri da Woodstock. CD e DVD musicali, tutte le ultime novità, vasto assortimento in costante crescita per soddisfare ogni tua esigenza. E poi CD-ROM per il tuo computer, tutti i tipi di console, tantissimi giochi per PlayStation, Nintendo DS, Wii, Xbox, oltre ad un'ampissima scelta di film in vendita e a noleggio. Insomma, vuoi occupare il tuo tempo libero in modo divertente? Corri da Woodstock. Woodstock, in Piazza Libertà 79 a Corona. Telefono 0163 43 19 62. Un cordiale saluto da Orlando Borini e benvenuti a Pianeta Sport. Oggi siamo a Borgomanero, in provincia di Novara, per la 23esima edizione della gara Città di Borgomanero, corsa riservata alla categoria Juniores della Federazione Ciclistica Italiana. Organizza il Bici Club 2000. E con le immagini siamo andati alla prova rapporti. Questi ragazzi, che hanno un'età di 17-18 anni, possono spingere un massimo rapporto, quella 52x14, che sviluppa 7 metri e 93 centimetri. E la giuria sta controllando lo sviluppo della pedalata. Alla partenza di questa 23esima edizione della Città di Borgomanero sono ben 133 atleti divisi in 21 società. Il percorso che andranno ad affrontare i corridori sarà molto impegnativo. Dopo la partenza da Borgomanero si andrà verso Maggiora, dove vi sarà il duro strappo di 700 metri di Balmone. Dopo Maggiora si scenderà a Cureggio per terminare il circuito a Borgomanero per un totale di 8 tornate e un totale di 109 chilometri. Siamo alla conclusione del quinto passaggio. Al comando della gara è sempre il corridore della novese Fausto Coppi, Andrea Marchetti, che ha portato il suo vantaggio a 20 secondi sui 16 corridori al suo inseguimento. Mentre c'è una foratura di Davide Manzoni del team Aurea, fuga scoperta dal cambio ruote, il corridore deve attendere l'ammiraglia per il cambio della ruota posteriore. A Borgomanero termina il tentativo di fuga solitaria di Andrea Marchetti. Siamo nel corso del sesto giro, in testa alla gara ci sono 14 corridori quando ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa 23esima edizione della gara per Juniores Città di Borgomanero. E passiamo per la sesta volta da Borgomanero. Tra 500 metri i corridori svolteranno a sinistra e punteranno il duro strappo di Colombaro, 500 metri dove la pendenza supera il 13%. Dopo lo strappo di Colombaro si passerà sotto l'arrivo e si inizierà l'ultimo giro. Passiamo sotto l'arrivo, inizia l'ultimo giro, 14 km alla conclusione, sono sempre al comando 14 uomini. Abbiamo appena terminato la discesa che dalla Piano Rosa porta a Cureggio. Siamo sul gruppetto dei 9 corridori che inseguono a 20 secondi il gruppetto di testa composto da 14 atleti.
hanno la possibilità di vedere il gruppo di testa su questo lungo rettilineo che porta all'ingresso di Borgomanero. Ormai siamo alle fasi finali di questa 23esima edizione della città di Borgomanero, gara riservata alla categoria juniores della Federazione Ciclistica Italiana. E in questo momento avviene l'aggancio degli inseguitori, che sono Andrea Sottocornola, De Luca Biella, Andrea Vaghi della Castanese, Gianluca Gherardo della Team Aurea, Nicolò Anzani dell'SC Brugherio, Umberto Barella della Castanese, Michal Abitante del Team Aurea, Cristian Sgherbo del Team Brugherio, Luca Piazzalunga della Bergamasca. Siamo sul viale d'arrivo per la conclusione di questa 23esima edizione della città di Borgomanero, gara riservata alla categoria juniores della Federazione Ciclistica Italiana. Volata ristretta del gruppetto di testa con la maglia De Luca Biella, vince per la quinta volta quest'anno Jacopo Mosca, che precede Fausto Masnada, Simone Consonni, Oliviero Troia, Andrea Sottocornola, Umberto Barella, Alessandro Botta, Nicolò Anzani ed Eric Fazzone. Primo piano per Jacopo Mosca, il 17enne di Osasco, festeggiato dal suo team e dal suo direttore sportivo Borione. Passiamo alla premiazione del traguardo volante sotto l'arrivo di Colombaro. Al primo posto Fausto Masnada del team Bergamasca, al secondo posto Alessandro Marengo del team Castanese, al terzo posto Alessandro Ferrarotti, Castanese. Per il Gran Premio della Montagna del Balmone, al primo posto sempre Fausto Masnada, al secondo posto Andrea Marchetti della Novese Fausto Coppi, al terzo posto Matteo Suozzo del team Aurora. E passiamo alla classifica assoluta, vince questa 23esima edizione della città di Borgomanero Jacopo Mosca, De Luca Biella. In seconda posizione Fausto Masnada del team Bergamasca e in terza posizione Simone Consonni del team Aurea. E su queste immagini Orlando Borini vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana.